Da oggi in Italia meno restrizioni e più aperture anche se il governo si mantiene prudente, il Green Pass non si tocca, nuove regole anche a scuola, meno didattica a distanza, discoteche verso la riapertura, la curva dei contagi in continua e costante discesa. Salvini punta il dito contro chi ha tradito l'unità del centrodestra e fissa una scadenza di un anno per ridare orgoglio e unità alla coalizione. Il leader della Lega ha anche ribadito di essere contrario ad aggregazioni centriste. Nel Movimento 5 Stelle continuano ancora le tensioni tra Conte e Di Maio. Il viaggio del presidente francese Macron a Mosca, per incontrare il suo omologo russo Putin, per provare a trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina. Secondo fonti statunitensi, il Cremlino però avrebbe quasi pronto il contingente per invadere l'Ucraina. Per il governo di Kiev le soluzioni diplomatiche hanno più chance rispetto all'escalation militare. Subito in rete i nuovi acquisti della Juventus, Vlaovic e Zaccaria nella sfida di campionato contro il Verona 2-0 per i bianconeri che ora sono quarti in classifica. Successo esterno del Napoli in casa del Venezia. La squadra di Spalletti aggancia il Milan in seconda posizione ad un solo punto di distacco dalla capolista Inter. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque, la circolazione del virus continua a rallentare, lo dicono i dati e lo confermano anche gli esperti, secondo i quali appunto eh, stiamo andando piuttosto bene e per marzo la situazione dovrebbe essere eh, ai, eh, come dire, scendere notevolmente. Del resto, nel giro di tre settimane i contagi si sono addirittura dimezzati. In Palou dice appunto che un trend, questo trend si registra anche nella maggior parte dei paesi europei e questo è un dato appunto incoraggiante e che per quanto riguarda le armi contro il Covid, naturalmente dobbiamo insistere sui vaccini, ma abbiamo anche molti farmaci a disposizione che ci permetteranno di affrontare eventuali prossime varianti. Ma facciamo il punto della situazione su come sta andando in Italia. Il virus circola di meno, lo certifica l'indice RT più basso e lo testimonia anche il netto calo dei tamponi processati. Nell'ultimo bollettino sono 686.000 circa, la metà di quelli che nelle 24 ore venivano processati fino a qualche giorno fa. I ricercatori del CNR poi mettono in evidenza come i casi di Covid-19 siano in netta diminuzione nei due terzi delle province italiane. I numeri esprimono una tendenza nuova, ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha però raccomandato l'importanza di continuare a tenere i piedi per terra. Secondo il bollettino quotidiano i nuovi casi sono 77.000, il tasso di positività è stabile poco sopra l'11%, diminuiscono anche i decessi, sono 229, ma come sempre accade molte vittime accertate durante il fine settimana non sono comunicate da alcune regioni. Continua anche la diminuzione degli attualmente positivi in Italia e già nei prossimi giorni si potrebbe tornare sotto i 2 milioni di persone. Sul fronte delle strutture sanitarie prosegue la dimissione dei pazienti guariti dopo essere stati ricoverati nei reparti Covid ordinari. Nelle ultime ore sono diminuiti di 117 unità mentre in controtendenza appare il dato sui posti letto occupati in terapia intensiva, tornato a salire più 20 il saldo tra ingressi e uscite dopo una settimana di calo. Numeri decisamente confortanti che dovrebbero permettere di riportare gli ospedali a una gestione ordinaria, con la quale le risorse sanitarie, ha spiegato il commissario per l'emergenza figliuolo, potranno essere reindirizzate verso la loro naturale destinazione, la cura delle patologie gravi e la prevenzione. E come abbiamo detto anche nei titoli, da oggi entreranno in vigore delle nuove misure, le vedremo tra poco. Intanto sul fronte politico si fanno i conti con il post partita del Quirinale, in particolare nel centrodestra, un centrodestra che a questo punto si ritrova diviso con Salvini che parla di tradimenti e c'è un anno di tempo in vista delle prossime elezioni politiche per rifondare la coalizione. Un anno per rifare il centrodestra, dice Matteo Salvini, ma da Forza Italia Antonio Tajani avverte che ora serve un centrodestra di governo credibile. L'elezione del capo dello Stato ha allargato il solco già aperto dalla nascita del governo Draghi e adesso si va alla resa dei conti. Matteo Salvini parla di tradimenti, quello sul voto a Maria Elisabetta Casellati, e dice che è mancato il gioco di squadra. Riformare tutto, restituire al centrodestra orgoglio e compattezza, invoca Salvini, che non manca di chiedere misure urgenti contro il caro bollette. Ma dopo il ciclone Quirinale, adesso arriva l'ora della concretezza, dice il numero due azzurro Antonio Tajani, meno pessimista di Salvini sulla coalizione sciolta come neve al sole. Per Tagliani è ora di smetterla con le liti, anche perché se passiamo il tempo a litigare non risolviamo i problemi. Poi guarda al centro, quello popolare, liberale, europeo, come perno della coalizione dalla quale rimangono prudentemente fuori i fratelli d'Italia. Come anche gli altri centristi impegnati nel patto Toti-Renzi. Secondo Giorgia Meloni, non è una questione personale con Salvini. Penso che il centrodestra abbia ragione di esistere se è alternativo alla sinistra. Altrimenti non esiste, serve chiarezza. Un anno di tempo per ricostruire, guardando a quel traguardo comune della politica rappresentato dalle elezioni del 2023. E chiarezza serve anche nel Movimento 5 Stelle dove si sta consumando uno strappo rilevante tra Conte e Di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle, oggi in un'intervista alla stampa fa il punto sulla, della situazione anche su altri temi, e in particolare anche sulle questioni del governo, sulla richiesta di eventuale rimpasto al eh, il Premier Mario Draghi. Non possiamo tollerare per il futuro guerre di logoramento interno, degenerazioni della mala politica. È chiaro il riferimento di Giuseppe Conte, intervistato dalla stampa, al suo rivale Luigi Di Maio. Continua lo scontro interno al Movimento 5 Stelle, nato con il caso Belloni al colle e continuato con accuse reciproche nei giorni successivi. Ho valutato come doverose le dimissioni di Di Maio dal Comitato di Garanzia, continua Conte. Quella mossa, lo stop alla Belloni del Ministro degli Esteri, ha creato dolore e malumori nella nostra comunità. In attesa del confronto pubblico con Di Maio... Conte scaccia l'idea di una scissione, nega di aver chiesto un rimpasso di governo, soprattutto per il dicastero del suo avversario interno, e lavora per il ritorno al proporzionale, lo strumento più efficace per interpretare la fase politica che stiamo vivendo, dice. Le distanze però rimangono. La diarchia interna ha già prodotto una divisione in correnti, al momento vietate e sanzionate. Sarà battaglia sicuramente sul numero dei mandati. Tema che dovrà essere affrontato con la modifica del nuovo statuto, anche alla luce di sondaggi non certo lusinghieri per il movimento, cui aggiungere la tagliola del nuovo Parlamento con meno parlamentari. Oltre che sulla possibilità di poter accedere al 2 per 1000 ai partiti, sconfessando la natura originaria del movimento stesso, rimasto orfa. Però del supporto della Casaleggia Associati, approvato dal voto degli iscritti. L'operazione logoramento, sempre che il confronto Conte Di Maio non si risolva, appunto con una scissione, vedrà i primi veri ostacoli con il referendum su eutanasia e cannabis e con le prossime amministrative di giugno passaggio fondamentale prima delle politiche. Come affrontarle e con chi? Col PD ovviamente, anche se lo stesso Conte avverte con un dialogo che andrà coltivato nel rispetto reciproco. L'assemblea che vedrà il confronto tra Conte e Di Maio però non è stata convocata. Sicuramente interverrà ancora Beppe Grillo che aveva invitato i suoi a maturare. I pontieri sono al lavoro da giorni, così come i colonnelli dei due gruppi. Intanto sulla scena internazionale rimane in primo piano la questione dell'Ucraina, con gli Stati Uniti che avvertono che la Russia sarebbe addirittura pronta ad invadere. Un'accusa naturalmente respinta formalmente da Mosca. In questo clima di forte tensione, oggi il presidente Macron incontrerà Putin proprio per cercare dei segnali dal punto di vista diplomatico di de-escalation. Vediamo. È il giorno del viaggio di Emmanuel Macron a Mosca per incontrare Vladimir Putin, il presidente francese e leader con il quale il presidente russo ha contatti più frequenti. Macron ha preparato la visita assicurandosi di avere alle spalle un fronte occidentale compatto. L'ultima telefonata ieri nella notte europea con il presidente americano Joe Biden: i due hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Ieri alla stampa il presidente francese ha però sottolineato che le soluzioni reciprocamente accettabili per la sicurezza europea vanno trovate attraverso il rispetto e la comprensione per la Russia. Macron arriva in Russia in un clima di alta tensione legato all'ennesimo allarme che arriva proprio dalla Casa Bianca. L'amministrazione Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per un'invasione completa dell'Ucraina, che potrebbe causare fino a 50.000 morti civili, 23.000 militari ucraini, far capitolare Kiev in due giorni e scatenare una crisi umanitaria con fino a 5 milioni di rifugiati in Europa. Si tratta di pura follia, rispondono i russi. Il Cremlino ha sempre negato di voler attaccare l'Ucraina, questo è solo il tentativo degli americani di creare un ingiustificato allarmismo. Sul quale, peraltro, si sofferma e non è la prima volta il presidente ucraino Zelensky, che vedrà Macron martedì, subito dopo l'incontro del francese con Putin. Le chance di una soluzione diplomatica sono maggiori di quelle di un'escalation militare, continua a sostenere il presidente ucraino, che cerca di tranquillizzare la nazione. Non dovete credere alle previsioni apocalittiche. La giornata diplomatica prevede anche l'arrivo a Washington del neocancelliere tedesco Scholz. La Germania ha promesso l'invio di militari nei paesi baltici per dimostrare ai partner della NATO di non essere troppo vicina alla Russia. Scholz poi, il prossimo 15 febbraio, sarà a Mosca. Ieri sera Papa Francesco è stato per la prima volta ospite di un talk show nell'ambito del quale ha toccato naturalmente vari eh, temi, a partire dalle questioni legate all'importanza prioritaria della persona umana. In questo momento ha detto purtroppo in primo piano ci sono le guerre, ha parlato anche di migranti, ha dato anche qualche dettaglio sulla sua vita personale. L'evento è stato tale, sicuramente. Un pontefice che decide di farsi intervistare in diretta televisiva, seppur collegato dai suoi appartamenti a Santa Marta in Vaticano, non era mai accaduto. Un'ora è durato il colloquio con Fabio Fazio su Rai 3. Un'ora difficile da riassumere, se non per i tantissimi temi affrontati: le guerre, la sofferenza dei più piccoli, il dramma dei migranti, in particolare di coloro che costretti a transitare dalla Libia si trovano talvolta reclusi in centri che Papa Francesco correttamente e coraggiosamente definisce lager e per i quali invoca un intervento, così come parla di famiglia, di necessità di ascolto e coinvolgimento nell'opera di educazione, ma non solo. Dobbiamo toccare le cose, dice a un certo punto Papa Francesco, notando quanto sia importante, forse il più importante fra i sensi, quello del tatto, quasi volendoci riportare ad una corporeità che l'immaterialità dei rapporti digitali sembra invece aver cancellato. E poi, ovviamente, anche qualche dettaglio privato sulla sua fatica di restare solo, senza amici, perché dice io non sono un santo, o la sua passione per la musica. Ecco, di tutto parla il pontefice molto gli viene chiesto, tranne una cosa, o almeno questo è quanto notano i corrispondenti esteri a Roma. Nessun accenno agli scandali sessuali che hanno travolto la Chiesa e di cui si parla invece tantissimo, soprattutto nei paesi anglosassoni. I quotidiani italiani non ne fanno cenno, e così passa anche in secondo piano la critica, quella sì severa, che Bergoglio rivolge alla sua Chiesa, il clericalismo mondano. L'ideologia che prende il posto del Vangelo. Bisogna tornare al Verbo, dice il Papa, lì è il futuro della Chiesa. E da oggi inizia quel graduale allentamento delle misure di contenimento rispetto al Covid con le quali abbiamo convissuto per diversi mesi. Si parte da nuove regole per quanto riguarda durata del Green Pass, scuola e quarantena. Il prossimo step sarà quello di una probabile riapertura delle discoteche e di un'eliminazione delle mascherine in zona bianca l'11 di febbraio. Il vero banco di prova sarà la scuola. Da oggi scattano infatti le nuove misure anti-Covid decise dal Consiglio dei Ministri del 2 febbraio scorso. L'obiettivo era la semplificazione e l'alleggerimento, come richiesto da dirigenti scolastici e famiglie. Ma le norme, avendo valore retroattivo, creano confusione, accusano i presidi. Soprattutto perché non tutte le regioni hanno potuto recepirle nel fine settimana. Il decreto, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì sera. Comunque, difficoltà a parte, sono attesi per oggi in aula 600.000 studenti finora in DAD. Gli alunni vaccinati e guariti, anche in presenza di compagni positivi, saranno sempre in classe con il Green Pass e la mascherina FFP2. Per i più piccoli di asilo e materna, in caso di quattro contagi, le attività sono sospese per cinque giorni. Alle elementari tutti in presenza con mascherina FFP2 fino a quattro casi. Dal quinto restano in classe solo vaccinati o guariti. Per i ragazzi di medie e superiori con due positivi i non vaccinati restano a casa. In generale si dimezza la quarantena anche in caso di contatto stretto con un contagiato per i non vaccinati. Se asintomatici saranno in isolamento 5 giorni e non più 10 con obbligo di test finale. Per chi invece ha già completato il ciclo vaccinale con la terza dose resta in vigore solo l'obbligo della mascherina. Il Super Green Pass avrà durata illimitata per i vaccinati con booster, ma anche per chi dopo due dosi ha contratto il covid ed è guarito. Il certificato verde varrà solo sei mesi invece per tutti quelli che dopo il covid hanno fatto solo le prime due dosi. E ora la pagina sportiva, partiamo dal calcio. Il Napoli vince a Venezia e raggiunge il Milan al secondo posto, a meno uno dalla capolista Inter, che però deve ancora recuperare una partita. Successo anche per la Juventus. I sì, bianconeri battono il Verona con i gol dei nuovi acquisti. Vlaovic e Zaccaria strappando il provvisorio quarto posto all'Atalanta, sconfitta in casa dal Cagliari. Quale debutto migliore per la nuova coppia in bianco nero Vlaovic Zaccaria che con un gol ciascuno ha firmato il successo sul Verona. Il centravanti serbo su assist di Paolo Di Bala grazie al preciso pallonetto finito dolcemente in rete. Lo svizzero Zaccaria, ben lanciato da Morata, ha invece optato per un diagonale telecomandato insaccatosi sul palo più lontano. Una serata da ricordare per entrambi, e ancor più per i tifosi bianconeri, che vedono la loro Juve agguantare momentaneamente il quarto posto in solitario. Quarto successo consecutivo invece per il Napoli. Sul campo del Venezia la squadra di Spalletti, ancora orfana di Losano, Unasco, Balie e Unghissa, ha ritrovato nel suo bomber Rosimène l'elemento in grado di scardinare il muro dei Veneti grazie alla bella incornata inizio ripresa. Poi nel recupero estralarge di oltre 10 minuti, col Venezia rimasto in 10 per le espulsioni di Ebue, il neoentrato Petagna ha blindato il successo con cui il Napoli aggancia il Milan al secondo posto, portandosi a una sola lunghezza dall'Inter che ospiterà sabato prossimo nel big match del 25 ⁇ turno con la Possibilità di scavalcarla in testa alla classifica. Brusco stop invece per l'Atalanta, la cui sconfitta interna col Cagliari è costata il quarto posto a tutto vantaggio della Juve. Match deciso nella ripresa: al vantaggio di Gaston Pereiro, ha fatto seguito l'espulsione del portiere Musso per un tocco di mano fuori area. Atalanta che in 10 ha ottenuto l'illusorio pari con Palomino, per poi vedersi scavalcare quattro minuti dopo dal contropiede con cui ancora l'uruguayano Pereiro ha regalato tre punti pesantissimi in chiave salvezza al Cagliari. Doria Sampdoria rullo compressore su di un irriconoscibile Sassuolo. Il 4-0 di Marassi, primo successo della gestione Giampaolo, porta alle firme di Ciccio Caputo del Neo Acquisto Sensi di Andrea Conti e di Candreva sul rigore. In Udinese Torino invece è successo tutto nei minuti di recupero. La punizione, costata al capitano Granata Mandragora e il cartellino rosso, ha permesso a Molina di portare in vantaggio i friulani. E subito dopo fallo da rigore di Milinkovic Savic su Pussetto, con lo stesso argentino che ha trasformato formato dagli 11 metri, è finita invece 0 a 0 tra Bologna ed Empoli, mentre stasera la sfida tra Salernitana e Spezia chiuderà questo ventiquattresimo turno. E siamo alle Olimpiadi di Pechino, delusione per Dominic Paris nella discesa libera vinta dallo svizzero Foitz. Dopo un buon avvio l'Azzurro non riesce ad essere altrettanto veloce nella seconda parte del tracciato, chiudendo al sesto posto, subito fuori Christophe Inerofer, quindicesimo Matteo Marsaglia. Sempre per lo sci appena iniziata la seconda manche del gigante femminile, Federica Brignone attualmente terza, soli 42 centesimi dal miglior tempo della Svezia des Hector, uscita Marta Bassino. Speranze di medaglie dunque per l'Italia che oggi cercherà il podio anche con Francesca Lollobrigida nei 1500 di pattinaggio, Dorotea Wirer nei 15 km di biathlon e Arianna Fontana nello short track 500. Nono successo infine per gli azzurri del Carling, che affronteranno la Svezia in semifinale. E intanto la tennista Peng Shuai in un'intervista da una stanza d'albergo proprio a Pechino ribadisce la marcia indietro sulle accuse di abusi sessuali contro l'ex vice premier Zhang Gaoli. Sempre nella stessa intervista l'ex numero uno mondiale del doppio ha confermato anche il suo incontro nella bolla dei giochi con il presidente del comitato olimpico internazionale Thomas Bach. Abbiamo cenato insieme, abbiamo avuto uno scambio di vedute, ha detto Peng, che ha annunciato il suo ritardo ritiro dallo sport mi ha chiesto se sto pensando di gareggiare di nuovo quali sono i miei progetti e cosa ho intenzione di fare ha aggiunto insieme al capo dello staff del comitato olimpico cinese penga ripetuto infine di non essere mai scomparsa ed è tutto per questa edizione del telegiornale ora le informazioni sul traffico con patrizia iori e poi a seguire il metodo di Paolo Sottocorona. Poi il dibattito di Omnibus condotto questa mattina da Alessandra Sardoni. Gli ospiti di oggi sono Maria Teresa Melli, Nicola Rossi, Dario Fabbri, Andrea Purgatori. Gaetano Quagliariello, Simona Bonafè e Simone Canettieri. Poi a seguire Coffee Break condotto da Andrea Pancani, gli ospiti Edoardo Novelli, Francesco Specchia, Antonio Iovane e Alessandra Ghisleri. È tutto alla prossima edizione del telegiornale alle 13.30. Vi auguro una buona giornata.